Sono arrivato a Capraia. Siamo di novembre, l'aria è fresca, il sole sta calando e sta calando anche il buio sull'isola. Me la goderò molto meglio domani mattina. Comunque queste immagini credo che vi rendano idea della bellezza, della maestosità, della anche rudezza della scoria da tutte le parti dell'isola. Una panoramica sul paese, questo è il porto. La nave è riuscita ad attraccare di sponda perché hanno cambiato il porticciolo, facendo in questo modo, dando in questo modo la possibilità di poter entrare e uscire dall'isola anche con i ventacci di Grecale. Ci sono ville, villettine arroccate, lo vedete bene su questa scogliera brulla, è veramente tutto scoglio. Abbiamo i gabbiani, tra poco sarò con i piedi in terra. Amici, a presto. Con questa immagine sospendo a più tardi.
Thank you.
abbiamo tutta una serie di grotte, una dell'altra, ovviamente dovuto all'erosione del mare. In questa parete, che è in sesto grado, possiamo vedere le varie, la stratificazione delle varie eruzioni vulcaniche. Sono pareti a fico. Siamo nel versante che ora sta guardando ancora la Corsica, ma ci stiamo dirigendo verso il rientro al porto, e con quello avremo fatto il periplo dell'isola. Il vento continua ora a aumentare, che abbiamo girato la zona riparata, e si ricomincia. La barca sta scarrucciando e sta sentendo l'azione del maroso e quindi del vento. Si possono notare diverse frane via via, ci sono, e chiaramente poi questa roccia è di natura abbastanza friabile. Si nota là in alto i resti di alcune costruzioni, le famose garitte di avvistamento, questa parte che guardava la Corsica. Siamo nella zona detta delle formiche, sono degli scogli a pelo d'acqua, pericolosissimi, indicati ovviamente da tutte le parti, le quali però bisogna stare attenti. Riprenderò il video quando saremo a capo. L'isola si sta risvegliando, i gabbiani si stanno ingegnando come arrivare alla fine della giornata sazi. Stanno girando al pelo dell'acqua e si tuffano appena vedano una qualche mossa che presuppone la presenza di un pesce. Non è una bella giornata, stiamo andando in mare a termine tecnico è salpare il palamito che è stato calato ieri sera. Speriamo in un'ottima pescata. Il porto è silenzioso e si sente appena sciacquettare l'onda a battigia. I gabbiani, guardate questo, con un battito di ali planano soltanto per rialzarsi, e poi dall'alto, mica tanto, 10, 8, 7, 5 metri, hanno una vista acuta che permette loro di individuare la preda. Buona giornata. Ci stiamo avvicinando a quello che è forse il lato più conosciuto dell'isola della Caraibe, la Cala Rossa. Siamo sotto la galitta dello Zenobito, questa è la punta che guarda l'isola. Questo, come vedete, queste rocce stratificate, l'isola è di origine vulcanica, e si vedono le varie ere, come vedete, dalle rocce proprio qui davanti vedete la stratificazione. Questa è una favolosa caletta, per il nome di Cala Rossa, ed è meta nel periodo, diciamo, stagionale estivo, da centinaia e centinaia di barche. Da vicino il mare, leggermente a largo, è decisamente brutto. Balleremo, non si sa bene se riusciremo anche a salvare il palazzo. Comunque, vorrei produrre le immagini di questa bellezza della natura. Nonostante che si balli, spero che il video venga decente. Dal basso vi faccio vedere la punta dello Zenobito, questa vecchia garitta sgarrupata, come direbbero.
da qui ora si gira e si va nel versante che guarda la Corsica. Quella che intravedete là sullo sfondo è la Corsica. Si spera che da questa parte il vento sia più modesto e il mare più tremato. Non consiglio questo viaggio con questo mare a coloro i quali soffrono il mal di mare. Può darsi anche che gli venga il mal di mare anche a vedere questo video. Vabbè, insomma. Si apre un'ampia insenatura. Questo è un punto di pesca particolare, è l'unica fondale di Rena che esiste in tutta l'isola. E nel fondale di Rena allineano, come dico io, alcuni pesci, in particolare le tracine di un chilo quando si riesce a prendere, la fondale di 80-100 kg. Interrompo. Arrivederci. Questa è l'ora più bella della giornata, è il tramonto, il sole sta tramontando tra le due torri della Meloria, tra 10 minuti al massimo calerà sotto l'orizzonte, ci sono una serie di navi in rada, sto cercando di riprendere per intero il tramonto, sta calando sensibilmente, si vede, guarda, in questo momento è appena appena dietro alla torre di destra della Meloria, quella vecchia, la torre di pietra per capirci, perché sulla sinistra c'è quella metallica, ancora pochissimo. Sta calando proprio, si vede, ci sono alcune piccole nuvole, ci vuole poco, guarda come sta diventando un mezzo disco, sta riprendendo tutto il tramonto. Si sente il frangere delle onde, il mare è calmato, ieri era maraccio, da ieri sera è a scaduta, domani è riprevisto il tempaccio. Ancora 5 minuti ed è sparito, rimane il riverbero in cielo. Le navi hanno già le luci accese, luci a prua, luci in testa d'albero, si vede anche la capraia, la gorgona, scusate, eccola qui, questa è la gorgona e accanto ci sono
due navi, una è dietro quella che si vede, torniamo sul tramonto, sta completamente sparendo, eccolo lì, 3 secondi ancora, 1, 2, 3, e se ne sta andando giù. Come si dice a Livorno, il sole è affogato in mare, perché non sapeva nuotare. Stop, e ora si vedono benissimo le due torri della Meloria. Ripresa. È partito di lì, va da sé. Mi saluto la foto. Sì, se no te la fa con questa. Tieni, guarda, io. Ma perché, scusa, se te la fa con questa? No, questa la metto. Scaricare. E la metto sul mio. Questa è la passeggiata a mare. Ci sono un paio di uffici turistici, noleggio di barche per il Giro della Capraia, qui c'è il bar Massimo, buono lui, poi c'è il ristorante al vecchio Scorfano, poi c'è da Peppone, ristorante, la pizzeria, un piccolo market, praticamente niente. E la chiesa. Chiesa storica, non so quanti anni abbia, forse quasi quanto la Capraia. Là sopra nelle colline si intravedono tutti gli edifici della colonia penale. Noi abbiamo rifornimento di carburanti, bunkeraggio per le barche e per gli abitanti dell'isola. In questo periodo è abitata da circa, largheggiamo, 60 persone. Ci levi 4 carabinieri,